Grave incidente stradale sulla statale 650 nella galleria che comunica Pescolanciano a Sessano, motociclista travolto da una Panda che viaggiava contromano. Sono 9 milioni assegnati al Molise all'interno del piano Proteggi Italia per le aree della penisola a forte rischio di dissesto idrogeologico. Giornata delle malattie rare in tutto il mondo e riflessione sulle difficoltà vissute dalle persone colpite da patologie e da loro familiari. Pasta, olio, pomodori, ancora la base di una corretta alimentazione, fondamentale conoscere la provenienza dei prodotti e i metodi di coltivazione. Bentrovati gentili telespettatori, iniziamo dalla cronaca, il nostro telegiornale. Si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale veneziale di Isernia un motociclista travolto nel pomeriggio all'interno della galleria Sella Venditto sul fondo Valle Trigno tra Pescolanciano e Sessano del Molise. Nello scontro frontale il centauro è stato sbalzato fuori dal mezzo da un anziano automobilista al volante di una Fiat Panda che viaggiava probabilmente nella corsia di sorpasso. Per quest'ultimo è stato riscontrato uno stato confusionale. Sul posto sono intervenute le squadre di ANAS, personale sanitario e delle forze dell'ordine per gestire la viabilità nei due sensi di marcia. Passiamo alla politica. Acque agitate nella Lega. Le consigliere regionali Aida Romagnolo e Filomena Calenda sono state espulse dal partito perché critiche nei confronti dell'operato del coordinatore regionale Luigi Mazzuto. Non si sono fatte attendere le reazioni delle due consigliere regionali Romagnolo e Calenda dopo che il leader della Lega Salvini ha decretato la loro espulsione dalle file del partito del Carroccio. Reazioni che sono giunte tramite il profilo Facebook in cui Aida Romagnolo parla di democrazia calpestata, comunicando che io e la collega Calenda siamo state espulse dalla Lega senza appello per aver contestato il coordinatore regionale Mazzuto per totale e accertata inadeguatezza, tenuto conto che non è stato mai votato dal popolo molisano, tant'è che grava sulle tasche dei cittadini per circa 150.000 euro all'anno, ovvero 750.000 euro per l'intera legislatura. Adesso in Consiglio regionale nulla sarà più come prima. Parole dure nei confronti dell'assessore definito padre padrone senza investitura popolare e soprattutto senza alcun provvedimento degno di nota in merito alla disastrosa situazione lavorativa e sociale in cui versa la regione Molise. Questo l'attacco che è anche una prolusione di avvertimento al presidente della giunta regionale Donato Toma, che non avrebbe gestito bene la situazione venutasi ad aprire, preferendo seguire le indicazioni di Salvini piuttosto che il voto espresso dai cittadini. Dello stesso tono le dichiarazioni di Filomena Calenda, che dichiara: questa sera è venuta a mancare la democrazia e il potere del popolo. Mi dispiace per chi mi ha votato in un partito che non mi rappresenta più. Una dura presa di posizione, quella delle due consigliere, le quali puntano il dito contro Salvini, reo di aver mancato di rispetto ai molisani. Ora si apre uno scenario dominato da tanti punti interrogativi. Primo fra tutti, la maggioranza sarà solida e compatta, oppure ci sarà qualche distonia che creerà problemi ad appena 8 mesi dalla nascita della legislatura? Per parafrasare un film dell'epopea western, l'unico commento da fare è «Quién sabe?». Il Molise chiede allo Stato la piena attuazione delle disposizioni costituzionali per gli enti locali, vale a dire almeno il 60% in più dell'attuale riparto del Fondo di Solidarietà Comunale, una previsione finanziaria di circa 24 milioni di euro. Oggi al ricorso al TAR hanno già aderito 70 comuni delle due province. E si è insediata a Roma, nella sede di Forza Italia, la consulta del Dipartimento Autonomie. Per il Molise è stato designato il consigliere del centrodestra Nicola Romagnolo, che al tavolo della discussione ha portato l'importanza di valorizzare le virtù territoriali del Molise intese come valori ambientali e culturali.
Il Molise non è più un territorio tranquillo, questo quanto si evince dal rapporto del Dipartimento Nazionale Antimafia, documento commentato dal procuratore generale della Corte d'Appello Guido Rispoli e dal presidente dell'Osservatorio regionale antimafia Vincenzo Musacchio. Il Molise è ancora un'isola felice? Direi di no, ma non lo dico io, lo dicono persone molto più autorevoli di me. Adesso lo sentiremo sicuramente dire anche dal procuratore Roberti. È bene però precisare una cosa, che noi parliamo di infiltrazioni, non di radicamento. Quindi sotto questo punto di vista non dobbiamo ancora preoccuparci, perché non c'è un radicamento delle mafie tradizionali, ma le infiltrazioni invece ci sono, e alcuni settori spia ci dicono che dobbiamo essere in guardia, e quindi sarebbe bene mantenere i presidi giudiziari che abbiamo, sarebbe bene rafforzare la questura perché si sentono voci di un declassamento della questura, rafforzare la direzione antimafia che abbiamo qui a Campobasso, e poi una buona attività di prevenzione. Questo che sta facendo adesso il nostro osservatorio antimafia. Possiamo dire quelli che sono i territori a rischio, che sono territori che sono ben noti anche alla popolazione molisana, che sono quelli del Basso Molise, perché abbiamo la vicinanza, diciamo, di Foggia, della zona del Gargano e delle mafie foggiano, e poi una zona di pericolo, sicuramente quello dell'Alto Molise, la zona di Isernia, perché diciamo, confinante, Boiano, Venafro, eccetera, sono confinanti con la Campania, e quindi con realtà geografiche ad alta densità criminale. Quanto è preoccupante questo fenomeno? Ma allora, secondo me non bisogna ingigantire le cose, bisogna essere soltanto seri, questo è il mio approccio, cioè nel senso che abbiamo delle procure della Repubblica sul territorio, che controllano il territorio, in particolare la procura distrettuale antimafia, che ha questo come compito istituzionale e funzionale. Non bisogna sottovalutare quelli che sono i segnali che possono provenire dal territorio. Io ogni volta che vedo anche indagini di altre procure che vengono nel Molise e sequestrano distributori di benzina, appartamenti, eccetera, vuol dire sono segnali che diciamo, queste associazioni criminali hanno quantomeno diciamo, dei beni che vengono confiscati nel nostro territorio. E quindi un altro dato è quello che ho evidenziato nel discorso inaugurale dell'anno giudiziario, sono i procedimenti penali che vengono iscritti. Vuol dire che ci sono delle notizie di reato che riguardano questi fatti di reato specifici in materia di mafia e di criminalità organizzata, e li ho indicati nella relazione, sono presenti anche nel nostro territorio. Associazioni per delinquere di stampo mafioso sono segnalate, sono iscritte, insomma c'è un quadro che rivela, ma come era immaginabile, una possibilità per questi gruppi criminali di infiltrarsi nel nostro territorio, perché sono alle porte del nostro territorio. Bisogna non creare allarmismo, però seguire con attenzione ogni notizia che ci perviene. Attraverso l'avvocato Massimo Romano, il Forum per la difesa della sanità pubblica ha presentato un intervento ad Oppenendum nel ricorso al Tribunale amministrativo proposto dalla Regione contro la delibera di nomina del commissario ad acta per il rientro dal deficit sanitario. Come proteggere gli esseri deboli, non in grado di difendersi e minacciati da persone che vogliono approfittare della loro fragilità? Questo è il tema del convegno che si svolgerà domani pomeriggio ad Isernia, nell'Aula Magna dell'ex Curia Vescovile. Come abbiamo detto dai titoli, ammontano a circa 9 milioni di euro i fondi stanziati dal piano Proteggi Italia, cui si aggiungeranno altre risorse per la sicurezza del Molise a rischio dissesto idrogeologico e calamità naturali. Vediamo. Sono in arrivo per il Molise i primi 9 milioni di euro previsti dal piano Proteggi Italia. Il piano, che rappresenta un passo in avanti contro il dissesto del territorio, si tratta di stanziamenti concreti che a livello nazionale ammontano a quasi 11 miliardi di euro solo per il triennio 2019-2021 e che potranno subito essere utilizzati per la prevenzione e la messa in sicurezza dei territori dal rischio dissesto idrogeologico.
Oltre ai 9 milioni di euro per la nostra regione, si aggiungeranno altri fondi da ripartire in base al decreto fiscale che saranno presto quantificati e che serviranno per lo stato di emergenza causato dalle calamità naturali del periodo ottobre-novembre 2018. Fondi che saranno subito spendibili per opere immediatamente cantierabili e interventi a 360 gradi. Inoltre è prevista la riformulazione dell'algoritmo su cui si basa la piattaforma RENDIS, cioè il Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo, alla quale accedono i comuni per la richiesta di fondi. In questo modo si passerà da un calcolo che ora premia la densità abitativa dei centri colpiti dal dissesto, favorendo così i comuni maggiori, a un calcolo basato sul danno contingente subito dalle popolazioni, premiando anche i centri più piccoli, a prescindere dal numero degli abitanti. Si tratta di un cambio di paradigma fondamentale in una regione come il Molise, costituito da piccoli comuni. Questo è il commento finale dell'onorevole Antonio Federico, che ha manifestato piena soddisfazione per il provvedimento approvato. Costruire una cittadinanza responsabile, valori, idee, partecipazione è il tema del primo di una serie di incontri promossi dalla Diocesi di Isernia-Venafro e dal Movimento Cristiano Lavoratori. Primo evento si è svolto nel pomeriggio di oggi al Centro Pastorale Diocesano di Isernia. In tutto il mondo una riflessione complessiva sulle malattie rare, attenzione rivolta alle difficoltà che vivono le persone colpite dalle patologie. L'iniziativa di qualche giorno fa a Campobasso, al Liceo Scientifico Romita, è soltanto una delle tante che si organizzano nel mondo per la giornata dedicata alle malattie rare. Iniziative che in Italia vogliono porre l'attenzione sulle molte situazioni critiche che vivono i malati e le loro famiglie, spesso nelle condizioni di una cattiva se non inesistente integrazione dell'assistenza sanitaria, che non risolve gli aspetti critici legati a diagnosi spesso difficili, agli andamenti cronici e parecchie volte invalidanti, alla mancanza di terapie specifiche e alla difficoltà di accesso a quelle esistenti. Ne parliamo con il professor Silvio Garofalo dell'Università degli Studi del Molise. Questa è una giornata in cui si mettono insieme sia le competenze professionali e tecniche, sia quelle di ricerca, sia quelle sociali, in cui la voce delle persone con disabilità o con problemi genetici rari permette di far capire ai medici che li assistono, ai ricercatori che devono studiare, in quale strada devono indirizzarsi, quale percorso devono seguire per accogliere le loro istanze. Istanze che molto spesso sarebbero inascoltate, isolate se non ci fosse un evento annuale come quello che c'è tutti gli anni. Lo stato di cose nel paese. Noi abbiamo un'organizzazione per le malattie rare che è eccellente, è una delle migliori che esiste in Europa e una delle migliori che esiste nel mondo. Il vantaggio poi di avere un servizio sanitario nazionale permette di offrire a questi pazienti assistenza gratuita, cosa che non è possibile in tanti altri paesi. Quello che è difficile nel nostro paese è distribuire in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale questo tipo di assistenza. Io ho lavorato sia in Liguria sia in Molise e io posso dire che c'è una differenza di assistenza per un paziente che ha un problema di questo tipo veramente significativo tra chi vive a Genova e chi vive a Campobasso. Intanto, nell'ambito delle malattie rare, l'Istituto Neuromed di Pozzilli è stato selezionato per partecipare ad uno studio di osservazione sulla malattia di Huntington, uno studio mai avviato prima e che vede coinvolti scienziati di tutto il mondo per realizzare un panorama completo di tale patologia. E domani, 1 marzo, spazio alla campagna M'illumino di meno, una manifestazione ambientalista finalizzata al risparmio energetico, in occasione della quale negli anni scorsi sono state spente le luci dei principali monumenti italiani, quale gesto contro lo spreco delle risorse. Cambiamo ancora argomento, i benefici della dieta mediterranea al centro di un convegno nel capoluogo di regione. A parlarcene il professor Giovanni De Gaetano, direttore dei laboratori di ricerca dell'Istituto Neuromed.
Professor De Gaetano, la dieta mediterranea, questa non è una nuova scoperta, ma quanto è efficace? Sì, è vero che non è una nuova scoperta, però gli studi che stiamo conducendo nel progetto Molisani su 25.000 persone che abitano nella nostra regione danno delle informazioni nuove, molto attuali, che servono poi anche molto al di là del Molise e della stessa Italia. Noi abbiamo confermato diverse proprietà benefiche della dieta mediterranea che erano già note, ma abbiamo anche introdotto degli aspetti nuovi, per esempio il fatto che gli anziani, le persone oltre i 65 anni fanno bene a seguire la dieta mediterranea, non è, o anche a cominciarla, non è mai troppo tardi, perché il vantaggio che si osserva nella popolazione anziana è tanto importante quanto nella popolazione più giovane. Addirittura anche nel paziente diabetico una dieta mediterranea equilibrata, quindi anche con un po' di pasta, un po' di vino, contrariamente a quelle che erano le prescrizioni di una volta, si associa ad un grande vantaggio, addirittura anche sulla mortalità. Ma l'aspetto più originale è aver indagato quanto la situazione socio-economica, la cultura, quindi la personalità dell'individuo gioca nel vantaggio della dieta mediterranea. Il reddito è altrettanto importante del colesterolo, si potrebbe dire, quindi bisogna fare attenzione non soltanto alla glicemia, alla pressione e ad altri parametri, ma anche a degli aspetti della vita quotidiana che sono importanti. L'ultima cosa su cui stiamo lavorando intensamente è che non tutte le diete mediterranee sono uguali. Se uno prende un olio d'oliva DOC, di cui sappiamo l'origine, sappiamo come è stato fatto, oppure un olio d'oliva in cui magari è mescolata qualche altra cosa, apparentemente tutti e due usiamo l'olio d'oliva e quindi seguiamo la dieta mediterranea, ma uno avrà vantaggio e l'altro non avrà vantaggio. La qualità dei prodotti della dieta mediterranea sono importanti, non soltanto la loro quantità. Prima giornata dell'albero domani a Fornelli, si svolgerà al primo mattino alle 8.30 circa, un'iniziativa voluta dall'amministrazione comunale che sarà caratterizzata dallo svolgimento di un convegno nell'auditorium dal titolo Alberi in ambiente urbano e cambiamenti climatici. Restiamo sempre in Alto Molise, riparte il sogno di vedere rinascere il sito dell'Abbazia di San Vincenzo e dell'intera area che abbraccia le località sul Volturno, un'intesa per frenare lo spopolamento di questa parte della provincia di Isernia. Realizzare uno strumento in grado di valorizzare non solo il sito religioso dell'Abbazia di Castel San Vincenzo, ma di coinvolgere un'intera area di pregevoli risorse naturali, storiche ed artistiche, ai piedi del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. La macchina si è rimessa in moto per garantire quei risultati che sono mancati negli anni precedenti. Una crescita sociale, turistica e occupazionale sempre accarezzata, ma mai realizzata veramente. Ci riprovano adesso le amministrazioni locali di Castel San Vincenzo e Rocchetta al Volturno, l'Ateneo Molisano e l'Università Americana di Roma e l'Abate di Montecassino. L'intento più in là è quello di coinvolgere tutta la vallata del fiume Volturno, da Montenero, Valcolchiara fino a Filignano, inserendo dentro il progetto di rilancio della terra di San Vincenzo pure i comuni di Rionero Sannitico, Cerro, Pizzone, Acquaviva di Isernia, Colli e Scapoli. Un'idea nata per far apprezzare fuori dagli steccati regionali le pregevoli risorse di questa parte dell'Alto Molise e allo stesso tempo frenare l'emorragia di giovani creando per loro occasioni di lavoro. I programmi dei diversi soggetti interessati nel breve periodo andranno a confluire in un piano strategico mirato che dovrà, almeno negli intenti, andare nella direzione di riqualificare l'area del Volturno e far rinascere il sito medievale di San Vincenzo. Che sia la volta buona.
L'integrazione si fa anche condividendo usi e tradizioni e questo pomeriggio si è svolto all'oratorio di San Pietro in via San Giovanni del Gersi a Capobasso un carnevale a colori che ha coinvolto il gruppo AWA, cooperativa Assel e i giovani del servizio civile. E adesso come ogni giorno spazio al meteo. La gamma a batterie, San Salvo, zona industriale o visita il sito lagammacommerciale.it. Per vederci chiaro, Ottica De Siato, in via Estonia 41A a San Salvo e via Acqua Santi Anni 5 a Trivento. Bel tempo oggi sul Molise, dalla sera cielo stellato, le temperature sono comprese tra la minima di 5 gradi a Campobasso e la massima di 15 a Termoli. Ventilazione sud-occidentale, poco mosso l'Adriatico centrale. Sulla regione domattina, valori climatici in calo, giornata soleggiata e venti meridionali. Iniziamo dal calcio. Il giudice sportivo della Lega Nazionale Dilettanti, in occasione della 28esima giornata del campionato di Serie D, ha squalificato nel girone F per 3 gare il calciatore Marco Marino dell'Isernia. 2 turni sono stati inflitti a Luiz Ribeiro dell'Olimpia Agnonese, un turno invece all'altro agnonese, il difensore Rino Albanese. Domenica l'Isernia è chiamata alla proibitiva trasferta a Cesena. La squadra bianco-celeste deve tirare fuori la cattiveria e il mordente, qualità venute meno nella pesante sconfitta interna contro il Pineto. A Cesena domenica pomeriggio il pronostico sembra abbastanza chiuso per l'Isernia di Massimo Silva. L'allenatore teme contraccolpi psicologici all'interno della squadra alla vigilia del match contro la capolista del girone F. Dopo la batosta subita tra le mura amiche per mano del Pineto, occorre svoltare dal punto di vista mentale. In caso contrario, la parabola discendente potrebbe portare verso un pericoloso baratro. Essere proprio freddi in questa giornata, nelle posizioni dietro non è cambiato niente, il distacco è sempre quello e bisogna credere assolutamente alla salvezza. Certo, dopo una sconfitta così, però non è facilissimo, ma effettivamente è rimasto tutto uguale. Partita di oggi, poi dalle prestazioni ultime, specialmente col Notaresco l'altro in casa, sembra impossibile che abbiamo potuto fare una prestazione così. E diciamo che è stata così, l'hanno fatto per loro, per almeno rialzare un po' la testa. Però è brutta, fa male. A me in carriera prendere 5 gol in casa non mi era mai capitato, però c'ho l'età per fare e subire anche queste cose. Ora vediamo, sento anche la società per ripartire, però bisogna ripartire anche dai giocatori, di avere una mentalità diversa sicuramente, soprattutto in casa non possiamo essere così leggeri nei duelli e nella voglia di cercare il risultato. Devo dire che è una delle pochissime volte che non l'hanno fatto, però questo è. Cioè, noi è chiaro, non è che parte da Cesena il nostro campionato, anche se uno va là e deve andare sempre a dare battaglia, anche se è il Cesena. Però il nostro campionato c'è un calendario anche abbastanza, come dire, possibile per potersi salvare, però non ci vuole un'altra mentalità, se no così non si può. Proseguiamo con il calcio, quello minore. Nei campionati di prima categoria troviamo in vetta nel girone A i casertani del Volturni a 43 punti. In testa nel girone B il Carovilli a quota 32 e nel girone C comanda la classifica la Maronea di Montefalcone a 34
punti. Parliamo adesso invece di pallavolo femminile di Serie C. Domenica pomeriggio nell'impianto sportivo del Pala Sabetta le termolesi dell'Italian Gas ospiteranno il sestetto abruzzese del Monte Silvano. Nel turno precedente le ragazze molisane del tecnico Mottola sono state sconfitte a Pescara. E con questa notizia di pallavolo chiudiamo il nostro telegiornale. È tutto, grazie e arrivederci.